Rinasce in Sicilia la coltivazione del cotone e c'è chi, dopo esperienze all'estero, ha deciso di aprire aziende specializzate nella produzione della fibra. Agnese Licata. Augusta, 1958. Le immagini delle teche Rai mostrano un pezzo di storia della Sicilia dimenticata, la coltivazione del cotone. Il terreno arso, il mulo, il carretto convivevano con l'industria nelle città. Questo era l'enorme cotonificio di Partanna Mondello a Palermo. Circa 30.000 fusi sono in funzione. Per più di 200 anni, anche a partire dall'Impero Romano, il cotone era una delle principali culture siciliane e questo mi ha spinto a capire che la pianta si poteva adattare benissimo all'ecosistema. Manlio Carta, dopo 17 anni trascorsi in Asia occupandosi di sviluppo tessile per le multinazionali, ha deciso di tornare in Sicilia e riportare qui la coltivazione del cotone con uno sguardo all'alta moda. Questo è un cotone che si chiama Gossypium bardanense e stiamo parlando di un cotone a fibra lunga, un cotone particolarmente di lusso e pregiato, che è raro nel sistema internazionale del cotone. Approfittando dell'aumento vertiginoso dei prezzi per il trasporto delle merci dalla Cina, è nata una piccola filiera. Per ora 100 ettari, l'anno prossimo saranno 500. Tra i produttori, Gianfranco Mazzara, che ha deciso di coltivarlo accanto alle sue vigne a Calatafimi Segesta, nel Trapanese. Circa 60-70 anni fa, quel cotone, anche nelle nostre zone, in queste vallate, si coltivava. Poi purtroppo con l'avvento dei prodotti sintetici, poliestere ed altro, è giustamente stato totalmente abbandonato. Portare avanti questo progetto per certi versi mi ha pure emozionato. La raccolta quest'anno è fatta a mano, ma sarà meccanizzata l'anno prossimo e intanto a fine mese nascerà a Castel di Tusa un impianto per lavorare il cotone.